Eccoci. Allora, ben trovati. Sono Maria Latella e sono molto contenta di contribuire alla discussione generata dal bel saggio di Goffredo Bettini, A sinistra da capo. Non è certamente il primo saggio che Goffredo Bettini scrive, mi piace ricordarne giusto un paio, no? Oltre i partiti del 2011 e nel 2009 PD anno zero. Bettini, siamo sempre lì, eh? Siamo sempre lì. PD anno zero era proprio profetico, ma questo saggio ha, tra l'altro, il merito di aver coinvolto nella discussione tantissime voci, sia di esponenti del Partito Democratico che di persone che negli anni l'hanno votato e poi magari hanno smesso di votarlo, o di potenziali elettori. E il partito lo conosce bene Roberto Morassut, che come Goffredo Bettini praticamente ci è nato dentro da ragazzo. Roberto Morassut è deputato del Partito Democratico, una passione, laureato in lettere, ma una passione per Roma, per la capitale alla quale ha dedicato molti saggi e uno anche dedicato alla squadra della Roma, dal che si capisce che proprio Roma è la sua vita. Del resto è molto della vita anche di Goffredo Bettini. Allora, io ieri ho seguito la presentazione, una delle tante presentazioni che sono state fatte intorno al libro di Goffredo Bettini, A sinistra da capo, l'ho sentita con gli interventi molto interessanti di Nicola Zingaretti, di Andrea Orlando, di Elly Schlein, che come tutti sanno è una dei quattro candidati alla segreteria del Partito Democratico. Mi hanno colpito varie cose, le dirò in questa nostra conversazione. Intanto, per esempio, la definizione che Nicola Zingaretti ha dato di questo libro l'ha definita una lampara, cioè una di quelle luci che accendono nella notte, no? E cercano di indicare la strada, il che effettivamente è veramente necessario perché è sotto gli occhi di tutti. Viviamo giorni molto complessi, anni molto complessi e non è semplice orientarsi in politica in una situazione in cui negli anni quelli che erano concetti di sinistra sono diventati concetti, diciamo, passepartout, no? Si è parlato di sinistra e invece si intendevano cose che con la sinistra, o almeno con quello che della sinistra si considerava una solidità, non c'era. Come ha detto Zingaretti, lo cito ancora, non è vero che sappiamo cosa ci sta accadendo. E questo vale per voi che fate politica, ma vale anche per noi comuni cittadini, mica lo sappiamo che cosa ci sta accadendo. Allora, io vorrei cominciare da Bettini e poi andare da Morassut. Allora, citando le varie dichiarazioni che si sono susseguite in queste settimane in cui si parla del futuro del Partito Democratico, della nuova segreteria, Bettini ha evocato quella che sui quotidiani viene presentata come la preoccupazione dei cattolici rispetto alla deriva di sinistra che potrebbe prendere il Partito Democratico. E io ho rintracciato un filo di ironia nelle tue parole, Goffredo, quando ti sei chiesto: ma dov'è tutta questa sinistra? Io non la vedo. In realtà non la vedono molti degli elettori che il Partito Democratico ha perso nel corso degli anni. E la domanda proprio coi, mi pare il segno, perché è anche la domanda del libro, dov'è la sinistra, insomma. Io faccio poi sempre un paragone rispetto agli anni 70. Noi avevamo un partito comunista che si chiamava Comunista, c'era ancora il mondo diviso in due, c'era un partito socialista che io ricordo. Con De Martino si sacrificò moltissimo nelle elezioni del 76, anche elettoralmente, perché era un partito che voleva essere un partito di sinistra, però
tant'è che loro andarono con la parola d'ordine non faremo nessun governo che non comprenda i comunisti, e c'era un'area laica che io sempre un po' scherzando dico, c'era la Malfa e non c'era Calenda, quindi c'era un uomo di tradizioni antifasciste, un grande protagonista della resistenza italiana, del pensiero laico, progressista. Ecco, e tutte queste forze raggiungevano quasi il 50%. Oggi la sinistra dov'è? Poi sarebbe interessante capire cosa significa sinistra, ma insomma la sinistra però, come un po' la intendiamo tutti, dov'è? C'è un pezzo di elettorato che vota le 5 Stelle, c'è una parte considerevole della sinistra che sta nel Partito Democratico, però fatica a far emergere un profilo, c'è il grande bacino dell'astensionismo che raccoglie ormai tante persone di sinistra deluse, e poi c'è anche un pezzo di voto popolare, operaio, che è andato a destra, quindi dove? Ed è un po' un grido d'allarme, ecco, da questo punto di vista. Quindi a me non sembra, ecco, nel colloquio così virtuale attraverso la stampa che ho avuto con il convegno dei popolari, con Castagnetti, che ha fatto una bella relazione, però io gli ho detto, guarda, il problema della mancanza di una radice cristiana, diciamo, nel Partito Democratico non deriva dalla presenza della sinistra, non mi pare che sia nelle stesse condizioni difficili in cui sta il pensiero del cattolicesimo democratico, deriva invece da qualcosa che nel Partito Democratico si è insediato, e cioè una sorta di apologia dello status quo, cioè una idea tutto sommato che la società di oggi va bene, l'unica possibile. Ricordiamoci, dopo l'89, la teoria della fine della storia, no? Basta, non sono più conflitti, dobbiamo giocare solo in questo campo da gioco che la storia alla fine ha prodotto, e questo c'è nel Partito Democratico, c'è questa idea che tutto sommato questo è il miglior mondo possibile dove si possa vivere. Invece c'è una parte critica, nella parte critica ci sono sia, diciamo, la tradizione, cioè sia la tradizione della sinistra, la tradizione socialista, sia quella cristiana, tant'è vero che poi lo stesso Castagnetti ha detto, no, ha fatto riferimento a un pensiero, al pensiero di Mary Ten, al pensiero personalistico della tradizione cattolico-democratica, e poi ha fatto riferimento a quel fuoco di cui parlava Don Milani, cioè quel fuoco del cambiamento, di non essere mai sazi delle cose che si raggiungono, che sono proprio gli stessi temi di ricerca che dovrebbero, diciamo, garantire un'osmosi tra la cultura cristiana, la tradizione cristiana e quella della sinistra, contro invece un'idea neoliberista che fortemente ha influenzato anche il Partito Democratico. Questo è un po' il ragionamento che faccio, e si sviluppa nel libro anche con varie argomentazioni che mi pare abbiano anche seminato abbastanza, ecco, dentro il mondo cattolico. Io voglio solo segnalare Andrea Riccardi, ha fatto una presentazione a Roma veramente molto bella del mio libro, gli sono molto grato, penso che anche alcuni di questi contributi possono essere pubblicati, perché vanno conosciuti, perché vanno molto al di là del libro, sono vere testimonianze di una ricerca, ecco, di un mondo migliore. Ecco, io vorrei stare su quello che mi pare proprio non soltanto direi il nocciolo duro del libro A sinistra da capo, cioè interrogarsi su che cosa è mancato, per citare la Elie Schlein di ieri, e vorrei essere anche un po' franca con voi due, adesso vengo da Roberto Morassut, perché Goffredo Bettini dice, sì, negli ultimi anni, io direi negli ultimi due decenni almeno, il Partito Democratico è diventato un po' l'aedo di una cultura liberista, no? È così. Poi si sintetizzava con la definizione del Partito Democratico è il partito della ZTL, ma insomma la verità era questa. C'è chi l'ha notato
non essendo certamente un militante del Partito Democratico, ma magari avendo avuto in passato simpatie, questo lo dico io, no? Per la sinistra. Cito Luca Ricolfi, il sociologo, il quale individua Morassut negli anni 90, il momento in cui la sinistra ha smesso di occuparsi degli operai e si è convinta, appunto, come diceva Bettini, che il mercato, la grande finanza potessero promuovere equità e merito. E poi, dice Ricolfi un po' maliziosamente, per spargere fumo negli occhi e far credere che restava comunque dalla parte degli ultimi, ha sostituito gli operai con gli immigrati che proprio negli anni 90 cominciavano ad arrivare. Allora, la gente se n'è accorta, Morassut. Io dico sempre, e sono d'accordo con una teorica del pensiero che si chiama, è l'attrice che amo di più e che ha fatto come un gatto in tangenziale. Ecco, io sono d'accordo sul fatto che se molti esponenti del Partito Democratico non avessero soltanto visto il bel film come un gatto in tangenziale, ma fossero andati di più a parlare con quelli che smettevano di votare il PD perché non ci si riconoscevano, perché sentivano un linguaggio che non era il loro, preoccupazioni che non erano le loro. Ecco, forse oggi la situazione sarebbe diversa. La domanda è: come pensate di risalire la corrente? Se ci fosse una ricetta non saremmo qui a tentare di trovare delle risposte che attualmente sembrano molto lontane. Ma intanto io voglio dire che il libro di Goffredo Bettini, già questo però è un sintomo, è l'unico documento sul quale stiamo discutendo. Cioè non c'è un documento sul quale il congresso, chiamiamolo congresso, ma che poi non è un congresso, una sorta di, così, di accesso alle primarie, di preliminari delle primarie, non ha un testo di confronto sul quale gli iscritti e i militanti possono discutere. Io vado nei circoli, nelle sezioni e si fanno delle belle discussioni. L'altro ieri sono stato a Ponte Milvio, che è un bellissimo circolo del Partito di Roma, che ancora mette insieme il popolo, intellettuali, che si fanno belle discussioni, ma si fanno delle discussioni così, autocentrate, autogestite, non c'è. Il testo, invece, il libro di Goffredo Bettini ci ha offerto la possibilità di fare una discussione, diciamo, completa, di storia politica, di riflessione sull'attualità profonda e anche di cercare delle chiavi di accesso a delle, non dico soluzioni, ma a delle vie per uscire da questa condizione. In realtà il Partito Democratico all'inizio, Goffredo ne fu tra i promotori e tra l'altro lavorò, questo lo voglio ricordare, ad una diciamo, ipotesi di conferenza di organizzazione subito dopo la nascita del PD, che se si fosse fatta per come era stata impostata, molti problemi oggi non li avremmo, perché forse Goffredo dovresti recuperare quel documento se ce l'hai ancora. E Ho farlo. la traccia, ma mi fa piacere che lo ricordi, perché poi molti non lo sanno, perché poi non si è verificato questo momento di discussione programmatico-organizzativa, però mi fa molto piacere. Perché lì c'era anche un modello di partito che andrebbe forse un po' ripreso. Il PD all'inizio non era una scelta neoliberale. Il PD all'inizio era il tentativo di mettere insieme le grandi correnti popolari del patto costituzionale, che dopo lo scioglimento dei blocchi si ritrovavano finalmente in un'ipotesi politica organica e unitaria per un progetto di avanzamento sociale, naturalmente che aveva però in quel momento, parliamo del 2008, anche una visione diversa della globalizzazione, che poi è cambiata completamente perché nel 2008 è iniziato, proprio nel 2008 è iniziato tutto un altro processo storico. Quell'ipotesi però di Partito Democratico, come spesso capita la nascita dei nuovi organismi politici, appena nati poi ci sono i bambini piccoli, hanno le loro malattie, hanno le loro difficoltà, vanno seguiti, vanno curati, questo non è stato possibile. Quindi quel PD si è trovato subito, neonato, con degli agenti
patologici ai quali non ha resistito. Questo noi dobbiamo prendere atto. Quali sono questi agenti patologici? Intanto il primo agente patologico è stato la legge elettorale, perché noi siamo nati con l'idea che dovevamo far partecipare la partecipazione, il partito aperto e tutte queste cose giuste, ma poi alla stretta, quando andavi a fare le liste, e tu dovevi scegliere dall'alto. Ma era il Porcellum, non era una cosa che avevamo voluto noi, ma dovevamo. E questo è stato però una opportunità offerta col piatto d'argento, sul piatto d'argento, alle componenti, correntizie dei partiti fondatori, e che hanno trovato questa occasione, l'hanno sfruttata e hanno scelto quindi la strada del verticismo piuttosto che la strada del confronto democratico. E ancora abbiamo leggi così, quindi questo è stato il primo agente. Il secondo agente è stato una torsione della globalizzazione che è andata da un'altra parte, costringendo peraltro il Partito Democratico, mai attraverso un suffragio elettorale, a stare al governo con una funzione crocerossina, perché la destra vinceva le elezioni, sfasciava tutto e poi toccava al PD andare a sorreggere questo edificio che tra l'altro l'Italia forse oggi non esisterebbe più se non ci fosse stata la presenza del Partito Democratico in certi governi, che ci ha fatto ingoiare dei rospi, che ci ha allontanato da certi ceti sociali, chiamiamoli di riferimento. Ha quindi fatto diventare il PD, Morassuta, quello che difende le poltrone. No? E necessariamente, quando poi tu ti trovi a fare per forza il governo, non è che ci sono, diciamo, sei costretto a fare delle cose, però poi si creano anche delle opportunità, ti reggi solo col governo. Quindi il governismo, l'allontanamento dai ceti sociali di riferimento, l'ordine interno di vita interna ha portato progressivamente il Partito Democratico ad essere diverso da quello che avevamo sperato, immaginato, cercato di creare. E tant'è vero che i risultati elettorali si vedono oggi. Noi abbiamo, adesso mi dispiace dirlo perché non è un giudizio sulle persone, anch'io ho goduto delle prerogative della legge dall'alto, anche se per due volte me lo sono dovuto conquistare il consenso, l'ultima sul territorio, poi con le primarie, quando è stato due elezioni fa. Però poi ti crei un ceto politico che non è più capace di andare sul territorio, che è capace di stare negli apparati, ma quando deve andare nel territorio ha delle difficoltà e non sa come fare. Quindi questi elementi ci hanno portato ad essere una cosa diversa, che ha bisogno di governo. Se non sta al governo rischia di sfasciarsi. Questo è il punto, secondo me, sono gli agenti patologici. Quindi bisogna adesso però, adesso bisogna fare una capriola molto, molto, molto complicata, e per questo si è andati a una costituente. Io non voglio, Goffredo lo sa, non è che voglio citare o citarmi, ma io non, nel 2016, quando noi perdemmo il referendum costituzionale, provai a dire, guarda, serve una costituente, perché il 2016 è il punto in cui finisce la missione del PD come agente di una nuova democrazia, di una nuova legge elettorale, di una revisione istituzionale che portasse trasparenza, che portasse istituzioni più efficienti. Lì perdiamo, perde Renzi il referendum perché decide di percorrere una strada, e poi sarà anche una strada sbagliata politicamente, non è il caso di aprirla qui, e quindi finisce un certo tipo di missione del PD. Da quel momento il PD è stato necessariamente, cioè non ha avuto più neanche quella identità di essere la chiave di una nuova possibile struttura democratica dello Stato. Quindi serviva già lì fare una costituente di grande respiro. Ci arriviamo adesso con un esperimento molto faticoso che io non imputo a Letta, perché Letta si è trovato un anno fa, l'abbiamo chiamato dalla Francia, sta facendo un altro mestiere, per carità. Però le condizioni date ci portano a una costituente che è una cosa un po', francamente, poco efficace, per cui il prossimo segretario, la prossima segretaria, dovrà porsi proprio questo problema, e cioè avviare una costituente che riconnetta il PD con le tantissime energie democratiche che nel paese ci sono, ma non hanno un'infrastruttura comune. Il tema è questo: ci sta tanta gente che si impegna in esperienze civiche, in esperienze associative, chiusa nel suo compito, fa la sua cosa,
svolge il suo compito, si appaga di fare iniziative sui migranti, iniziative sul sociale, iniziative sulla manutenzione urbana, ma gli manca quella infrastruttura che è un'organizzazione politica, ed è quello che noi dobbiamo fare, se no la sinistra, già così spezzettata, già così disarticolata, non trova quel contenitore e non trova quell'alveo dove recuperare i suoi valori fondamentali. E poi c'è un'altra ragione, chiudo, che è più di fondo. Noi viviamo un'epoca di crollo delle credenze generali. Nel libro Goffredo colloca nel triennio 89-92, quindi il triennio della crisi dei blocchi, della fine dei partiti di massa, sostanzialmente una svolta generale per quello che riguarda proprio la sinistra. Lì noi viviamo una caduta, cioè l'illusione, chiamiamola anche l'illusione, la credenza che attraverso lo Stato, un'ipotesi laica, si potesse trasformare la società, cioè viene alla galla che è un fallimento quello del socialismo e anche poi quello della socialdemocrazia, la funzione dello Stato non è in grado. Ma poi, e qui richiamo Riccardi, è molto importante, che ha scritto un bellissimo libro, La Chiesa brucia, che racconta la crisi della Chiesa, cioè la secolarizzazione. Molta gente, molta più gente non crede più alla fede. Si sta abbassando la credenza anche ultraterrena, questo molto dipende dallo sviluppo della tecnica. Siamo in un periodo che ricorda molto il 600. Quando cresce la tecnica, quando cresce la scienza, si abbassa la credenza nella fede, e queste due cose stanno secolarizzando la società e portando ad una tendenza di distanza all'idea che si possa cambiare le cose. E poi, e questo si aggiunge alle emergenze, noi viviamo una ordinarietà dell'emergenza, ne scoppia una dietro l'altra, prima climatica, poi sanitaria, poi ambientale, poi la guerra. Tutto questo non favorisce la sinistra, cioè non favorisce il sogno. E quindi il nostro compito è politico, organizzativo, ma anche filosofico, culturale, molto profondo. C'è un altro elemento che aggiungerei, e vado da Goffredo Bettini, ed è lo slancio etico. Perché la generazione nata tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 60, che poi è la generazione che è stata allo zoccolo ed è tuttora lo zoccolo duro degli elettori del Partito Democratico, identificava in quello che era prima il PC, no, vi ricordate? Non sto qui a citare ovviamente Berlinguer e la questione morale, ma da lì in poi c'era, no, la differenza della sinistra, il che spesso poi negli anni si è trasformato nella presunzione dell'essere i migliori. I fatti poi hanno dimostrato purtroppo che tanto migliori gli uomini e le donne di sinistra non erano. Piuttosto la bandiera negli ultimi anni in Italia è passata al Movimento 5 Stelle, che proprio al suo inizio si caratterizzava per lo slogan proprio scandito, no? Onestà, onestà. Allora, Goffredo Bettini, qui le domande sono due. La prima, non è che uno si può dare un'etica se non ce l'ha, no? Per citare in maniera inappropriata Manzoni e il coraggio di Don Abbondio, se tu l'etica non ce l'hai, se l'hai perduta, se negli anni hai pensato che arricchirti è glorioso, non è che poi torni indietro. Partito Democratico, nella sinistra internazionale, cito quello che sta succedendo anche al Parlamento europeo, hanno pensato che arricchirsi era glorioso. Dunque, che fai con l'etica? Come torni a identificare una sinistra con certe regole introiettate? E secondo, visto che questa bandiera è stata, diciamo, presa dal Movimento 5 Stelle, non ve l'ha lasciata, non l'ha lasciata più al PD, che tipo di rapporto si pensa di avere col Movimento 5 Stelle? Ma io prendo proprio le ultime considerazioni che lei faceva in riferimento al rapporto con i 5 Stelle. Il rapporto con i 5 Stelle io l'ho sempre difeso come un rapporto politico per dare una prospettiva all'Italia, per governare il paese.
mi sembrava molto utile uscire dall'isolamento del 2018, rompere il fronte del populismo e cercare di differenziare, diciamo, tra un populismo di destra e solo di destra e un populismo un po' più contraddittorio, diciamo, che aveva dentro di sé sia istanze di destra sia istanze di sinistra. Però sul tema etico io ho un'impostazione diversa rispetto a quella del Movimento 5 Stelle, perché lì ci vedo un certo accanimento giudiziario, un giustizialismo e una scarsa, diciamo, considerazione anche del carattere umano che deve avere sempre la procedura giuridica, che non mi appartiene. Hanno svolto anche su questo delle battaglie giuste, non contesto nulla. Ecco, ci siamo persi ecco, momentaneamente, ma ora Goffredo abbiamo avuto un sottofondo, diciamo, che non mi appartiene, un po' persecutorio, che non mi appartiene. E vedo invece la questione, la cosiddetta questione morale, come una questione intrecciata fortemente alla questione democratica, un po' come la vide nel 1981 Berlinguer nella sua famosa intervista, cioè la questione morale è quando le procedure democratiche diventano piuttosto faticose, stantie, non trasparenti, in cui si perde il rapporto tra il popolo, i cittadini e il potere, quindi la politica si racchiude in una dimensione molto separata, e lì c'è qualcosa che poi inevitabilmente porta anche a dei guasti che riguardano le singole persone, però le singole persone vanno affrontate dalla magistratura, le singole vanno perseguite dalla magistratura nell'ambito di una presunzione di innocenza che ognuno ha il diritto di avere da parte di chi poi persegue certi reati. Invece la questione politica è più complessa. La questione politica riguarda come rinnovare, diciamo, la democrazia italiana, e questo è uno dei temi che io affronto nel libro, per renderla più partecipata, più visibile, più sentita, più vicina anche a un popolo che ormai invece si sente in gran parte lontano dalle istituzioni. Ecco. Però oltre a questo c'è un tema che a me tocca particolarmente, che poi alla fine la sobrietà dei comportamenti. Ecco. Io sono assolutamente contrario a questa esagerazione in riferimento ai costi della politica, oppure in riferimento anche, diciamoci la verità, così, all'indennità dei parlamentari, che sì, sicuramente sono una zona di privilegio, ma sono una zona di privilegio francamente meno di altre che in Italia hanno più privilegi, più reddito, più prebende di quella che comunque hanno i parlamentari, che devono avere una loro autonomia e quindi devono anche essere impermeabili dalle pressioni economiche esterne, quindi hanno bisogno anche di avere gli strumenti e anche le risorse per poter essere, appunto, impermeabili, retti nei loro comportamenti. Ecco, però questo non c'entra niente con la sobrietà. La sobrietà è un valore che io auspico a tutta la società italiana, non che sia un pauperista, per carità di Dio, però francamente certi valori che sono, appunto, lo spreco, il lusso, l'ostentazione, la volgarità dei comportamenti, certi modi di andare in vacanza, cioè di un mondo separato che ha le sue scuole private, che ha i suoi ospedali privati, che ha le sue ville col verde, quindi se ne fotte dell'ambiente, cioè un circuito nel quale poi, appunto, non si ha una vita piena e anche, diciamo, con un certo benessere, ma si cerca proprio l'estremo, la cosa fuori misura, l'ostentazione di un privilegio. Questo io non lo sopporto. Non lo sopporto perché penso che sia il derivato di una cultura che si è diffusa
anche nella società italiana, in Occidente, nella società italiana, ed è una cultura che vede non solo il mercato così in sé la cosa più bella del mondo, ma il consumo, cioè perché poi il mercato lo fa anche il consumo, cioè l'ideologia del consumo che ormai cerca di riempire delle vite vuote, prive di senso, che sono invece una delle cifre fondamentali della nostra modernità. E allora, certo, io ricordo, ci sono le fotografie di Moro sulla spiaggia, no? Tutto, a Terracina, vestito, tutto vestito. A Terracina, mi ricordo le bretelle di Chiaromonte, per dire, no? In modo anche molto semplice, la casa di Ingrao assolutamente austera. Cioè, ricordo che cosa? Un tratto, oppure no, le scarpe grosse e molto usurate di Paolo Bufalini, cioè, non è che è nostalgia, è solo la constatazione che poi alla fine erano uomini che si godevano la loro cena buona, Bufalini andava sempre lì a campo dei fiori, là dalla Carbonara, io spesso andavo con lui, quindi non è che si beveva pure un buon vino, però era tutto nell'ambito di una vita segnata dall'equilibrio, ecco, segnata dalla misura, segnata anche da un'etica che vuole dare l'esempio, che vuole dare l'esempio. L'esempio è complicato perché appunto richiede poi la coerenza dei Invece è entrato anche dentro di noi, anche dentro la sinistra, un po' questa ideologia che è molto comune, insomma, che e poi è l'ideologia che prevale nell'Occidente, no? E questo secondo me è stato uno dei guai maggiori, una delle cose che più hanno allontanato anche la sensibilità, diciamo, della povera gente, del popolo, hanno dato fastidio. Quindi il recupero anche di questo, secondo me, è molto importante nel partito. Di un partito, io qui voglio dire solo una cosa, perché Roberto si è molto, molto appassionato a questo tema, ieri abbiamo avuto questa bella discussione, e lui ha trovato delle formule anche molto vivide, molto dense, molto belle, cioè questo partito che dovrebbe essere sostanzialmente un concentrato, se non ricordo bene, di sapienza, comunque, che deve esprimere, diciamo, come partito il massimo dell'intelligenza delle cose, di comprensione dei processi e nello stesso tempo però di allargamento, di elasticità. Perché poi il popolo è cambiato, non c'è un popolo, ci sono tanti popoli, perché ci sono stratificazioni sociali che vanno interpretate, perché c'è una voglia, un desiderio anche di rivolta, che però è un arcipelago di cose differenti. Quindi questo, io sono molto d'accordo su questo, poi ci possono essere, io l'ho detto anche un po' nel libro, io credo a un partito che abbia un gruppo di dirigente colto, che studi, che approfondisca, che metta insieme e organizzi il pensiero. Questo non ce l'abbiamo più noi, tu lo sai bene, Maria, perché ne abbiamo parlato anche tante altre volte, nelle sezioni dei vecchi partiti andavano gli intellettuali, discuteva Visconti, Rossellini, Pasolini, c'era una produzione continua, no? Di cultura, di idee, anche di approfondimenti di carattere storico, filosofico. Tutto questo serve perché la realtà va interpretata prima di essere cambiata, prima di tentare. Do una conferma di questo, Goffredo, perché noi, tu ed io, in alcune interviste, nei primi anni 2000, parlavamo del successo della destra romana. Tu citavi per esempio i fratelli Augello e poi abbiamo visto, no? Nel corso dei decenni come questo nucleo romano si sia poi, diciamo, maturato al punto di avere la prima donna. Assolutamente, assolutamente. Con una donna romana che viene dalla destra. E che, non è improvvisata, perché poi viene da una storia lunga di territorio, ma anche di approfondimento. A noi non ci piacciono, li consideriamo degli antivalori, però
invece loro hanno fatto una ricerca, una selezione dei principi ai quali aggrapparsi. Però oltre a questo, a questo centro, diciamo, di intelligenza che deve essere il partito, poi il partito deve avere una sua elasticità nel raccogliere questo arcipelago, diciamo, disponibile al cambiamento. Io in questo aggiungo una cosa, però l'ho detta anche ieri a Elif Line, un partito che sia così fatto però deve proceduralizzare le forme di una partecipazione larga. Io di questo sono proprio convintissimo, cioè io penso che per mischiare i nostri iscritti, le iscritte, gli iscritti, i compagni, le compagne, gli amici, le amiche, chiamiamolo come ci pare, noi dobbiamo permettere loro di decidere su quesiti posti dal gruppo dirigente, che poi può anche derogare, ma lo deve giustificare in modo trasparente, però che su alcuni temi siano loro a mischiarsi e a decidere in maggioranze sempre variabili. In questo modo si destrutturano le correnti e si impegnano le aree politiche a invece contribuire a quella sapienza concentrata di cui parlava Roberto. Quindi questo schema è molto molto, però io vorrei che qualcuno dicesse con forza dei candidati alla segreteria questo, cioè che noi dobbiamo cedere la sovranità anche verso il basso, perché la gente non vuole fare più propaganda, non vuole essere solo chiamata per votare, non vuole essere usata, no. Non vuole essere usata, ma vuole sentirsi parte di una sovranità che via via si afferma. E questo mi pare molto importante. Non posso lasciarvi, so che appunto anche Roberto Morassuta è atteso in aula, però non posso lasciarvi senza chiedervi in un minuto, lo chiedo prima a Morassuta e poi a Goffredo Bettini, che così poi chiudiamo con lui, se all'orizzonte voi prevedete, dopo la scelta del segretario, magari tra 6 mesi, una ulteriore scissione. Non voglio un'analisi, voglio una previsione, perché credo che interessi a chi ci sta seguendo. Ora su. Io penso di no, onestamente penso di no. Non mi pare che dagli intenti dei candidati ci sia questo, poi bisogna vedere. Però comunque voglio ricordare questo, il PD è nato per unire. Veltroni, quando ebbe questa straordinaria intuizione e coraggiosa decisione di aprire questo processo, in quella scelta c'era la scelta dell'unità, non sarebbe più il PD, e molti di noi si dovrebbero porre il problema di cosa fare in un partito che sceglie ancora la strada delle scissioni, che è stato il dramma della sinistra del Novecento. Quindi io penso alla fine che questo non ci sarà, perché se ci fosse vorrebbe dire una tragedia senza proporzioni, e lasciare alla destra il campo aperto per qualche decennio. Ecco, noi adesso, parlando di questione etica, dico questa sola cosa. E questa battuta di San Giuliano su Dante, che è stata oggetto di... Dante era un po' conservatore e un po' rivoluzionario, come tutti i grandi intellettuali. Pasolini era un po' conservatore e un po' rivoluzionario. Berlinguer addirittura disse che bisogna essere conservatori e rivoluzionari al tempo stesso. E nelle grandi torsioni della storia bisogna, soprattutto quando ci sono di mezzo questioni etiche di comportamento dentro una comunità, bisogna essere un po' conservatori e un po' rivoluzionari. Questo può essere utile per tenere in piedi unito il PD. Io anch'io penso di no, per un fatto anche un po' oggettivo. Adesso, Maria, siamo al 14%, ci manca pure che ci spacchiamo nel momento, diciamo, più basso del nostro consenso, incominciamo a diventare la via dei gruppuscoli, come li chiamava il Partito Comunista Italiano, perché non lo so che dove... Io penso questo, però, che ci voglia una discussione vera, non reticente, e anche un po' identitaria. Io poi il discrimine lo metto su un punto abbastanza semplice, perché poi la politica ha una sua
plastica semplicità, chi la complica è perché non ha le idee chiare lui, invece la politica ha una sua semplicità. Io penso che oggi il discrimine fondamentale sia chi, anche dentro il Partito Democratico, pensi che il mondo di oggi tutto sommato vada bene, cioè, non dico un'apologia, ma insomma sia una cosa, una sorta di accettazione un po' fatalistica e un po' invece anche partecipata, cinica. Non voglio offendere nessuno, però sicuramente c'è, perché insomma, per cui qualsiasi cosa che increspa un po' le acque viene tacciato di comunismo, di nostalgia del comunismo, insomma una cosa francamente che non sta nel cielo e in terra. E dall'altra parte invece una sensibilità più critica, cioè che vuole trovare le vie di un cambiamento, naturalmente con tutti i cambiamenti che oggi necessita una linea di cambiamento rispetto al passato, su questo il congresso non deve essere reticente, deve uscire una linea chiara. E dopodiché l'altro non si deve ingrugnare, come dico io, non si deve, l'altro deve accettare, sì, ci chiamiamo Partito Democratico, deve accettare, anche perché ci sono le condizioni, magari che attraverso il dibattito, attraverso lo sviluppo degli avvenimenti, magari la prossima volta vinca quello che ha perso oggi. Quindi il Partito Democratico deve avere questa capacità di tenere dentro un conflitto positivo che si risolve di volta in volta nei congressi. Io quindi non auspico affatto nessuna scissione, anzi la vedrei come un avvitamento di un partito che sta in difficoltà. Quindi da questo punto di vista, per quello che può valere la mia parola, io do una parola di rassicurazione soprattutto ai tanti compagni, alle tante compagne e tanti iscritti che non ne potrebbero più proprio dell'ennesimo, perché poi non hanno portato neanche mai fortuna queste divisioni nella storia della sinistra. Io non ricordo divisione se non quella appunto operata da Lenin superando la Seconda Internazionale, fu poi una divisione che nel bene o nel male, con gli errori e gli orrori, ma insomma però anche ha dato una grande luce al Novecento di speranza e di liberazione umana. Tranne in quell'occasione io altre scissioni così feconde, francamente, nella storia della sinistra non ne ho visto. Io vi ringrazio, grazie. Grazie tantissimo. Grazie a Goffredo Bettini, grazie a voi che ci avete seguito. È stato un piacere avere avuto di nuovo.